Quanto avete pagato per andare a Ibiza? Allora, io che viaggio normale ho pagato 50 euro andata e 50 ritorno, quindi abbiamo prenotato le date dove paghiamo meno, no? Sai che quando... Quando scegli la tariffa, devi scegliere sempre la tariffa dove si paga meno. Noi abbiamo la tariffa con 100 euro, andiamo a Ibiza e torniamo. Io, mentre Ugo, gli ho preso il posto, quello della gabbietta, quello del che viaggia nella stiva, paga 28,90 euro, andate e ritorno. Vabbè, non te l'ho detto Ugo, però. Ancora? Vabbè, perché almeno. Ma stai fresco, perché tu hai sempre caldo, nella stiva si sta freschi, capito? Quindi stai tranquillo che. Abbiamo pagato, non abbiamo ancora l'alloggio. Infatti io ieri l'ho buttata così, ma non è un gioco. Non è che io so tirchio, ragazzi. Però se si può risparmiare, voglio dire, perché buttare i soldi? Ma non per me, non lo dico per me, per un amico che è Ugo, che non ha possibilità, ragazzi, non ha possibilità. Quindi se qualcuno avesse una casa a Ibiza che magari dice io ce l'ho chiusa la casa, noi andiamo e gliela arieggiamo. Guarda che costa di più avere una casa chiusa che aperta. Guarda che costa molto di più avere una casa chiusa. Però hai profitti e ti rende la casa chiusa. Vabbè, comunque noi gliela arieggiamo, andiamo lì, apriamo le finestre, tiriamo via un po' di muffa, insomma qualche lavoro lo facciamo. Tiriamo via la polvere, i lenzuoli bianchi dalle cose. Ma quindi se qualcuno avesse la casa poi se qualcuno avesse l'albergo ancora meglio, cioè se ci vuole ospitare in albergo, ci vuole dire. Vuoi mettere che noi ti facciamo pubblicità? Siamo in diretta dall'hotel Mangiafuoco. Che ne so adesso. Ma che hotel? Adesso Mangiafuoco. Alla reception c'è Pinocchio. Che stanza c'ha lei? Non me la ricordo. La 34. Ma no, non ho la 34. Adesso Pinocchio. Mamma mia. Ho immaginato Pinocchio alla reception che sul naso di legno tiene tutte le chiavi infilate, sai? Non so come mai. Cadavolo, vai da Vieri. Vieri c'ha la casa, capirai. Vieri a Ibiza c'ha la casa quella sul mare, direttamente sul mare, proprio. Vabbè, comunque. C'avevo, se non sbaglio, c'è Giannini che c'ha la casa a Ibiza. Adesso lo chiamo, aspetta un attimo. Giannini, quello delle Marche, come si chiama? Donato. Non mi ricordo come lo. Oh, c'ho un'attacca, vediamo se va. Se non va, ragazzi, lo butto il cellulare. Ve lo dico, mi sta facendo nervosire. Allora, Giannini, quello miliardario delle scarpe, non è lui? Sì, è lui. Giannini Scarpe, l'ho memorizzato io. Eccolo qua, Giannini Scarpe. Vediamo un po' se c'ha la casa a Ibiza. Se non ce l'ha, butto giù. No, non va, ragazzi, non va il cellulare proprio. Ma c'è un'attacca. Come mai? Vediamo. C'è un'attacca. Eccolo! Zitto, l'ho preso, l'ho agganciato. Pronti! Eccoci! Donato, come stai? Io sto sempre bene, amico mio. Ma stavi a dormire? Tu come stai? Io sto bene, stavi dormendo? Io non dormo mai. Capirai. Senti che voce. Dove sei? Nella Batcaverna? Dove sei? Sono in studio io, Andrea. Ah, in studio? Ah, ok. Perché ricordiamo che Giannini disegna scarpe. Tu disegni scarpe, no? Disegno le faccio disegnare, certo. Ah, disegna le fa disegnare, che è il capo, giustamente. Senti, io devo andare a Ibiza il 22, no? Ma non è che c'hai una casa per caso che t'avanza? Certo. Ma veramente, c'è la casa in Ibiza? Vicino a Lio, quindi esci di casa e la sera vai in discoteca. Ah, fantastico. Senti, e come faccio per le chiavi? Come una settimana, siamo io e Ugo. Per le chiavi c'è il mio amico Gio Serra, che lui è il custode della casa. Gio Serra. Gio Serra. Quindi io vado in Ibiza e fa conoscere Gio Serra. No. Tipo Don Diego della Vega. Ah, Don Diego della Vega, ok. Non so se mi sta coglionando oppure sta dicendo. Ma... Che te lo dico la verità. Ah, tu. Ok. Ma io quindi posso andarci a casa tua una settimana? Non è che. Certo. Ah. C'è anche due. No, una, basta una settimana. Senti, fratello, allora io a quando arriva Ibiza, vabbè, mandami il contatto di Gio Serra qua. Allora Gio Serra ti invita una sera a fare una festa con Johnny Depp. Una sera ti invita in barca con. Cameron Diaz. Mi sta coglionando, certo. Ogni sera sì. C'è una festa con un personaggio Con un personaggio Ugo, però. Non ho capito.
Porti di Ugo. E certo che mi porto Ugo, cioè ci mancherebbe. Io e Johnny Depp. Perché a Johnny Depp gli piace quelli che ride come Ugo. Ah, ok, allora porto Johnny Depp, porto Ugo da Johnny Depp. Johnny Depp, I come with Ugo. E tu inizi a ridere, Ugo, vedrai che Johnny Depp è con te. Sarebbe bello però fare la foto, Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. È il sosia, è il sosia. Johnny Depp insieme a Ugo, sarebbe bellissimo, una foto fantastica, ragazzi. Sicuramente lo scritturerebbe il prossimo film. Ma sicuramente c'ha la faccia d'attore, Ugo. C'ha la faccia d'attore, sì, c'ha la faccia. Sì. C'ha la faccia, la portata d'attore. Sì, sì, quelli film western, sai quando quello casca da cavallo che sbatte la faccia? È lui. Oh, l'amico di John Wayne. L'amico di John Wayne. Stava sempre a sbattere quei cavalli. Bravo, è lui. Ma chi è? Joser? Io pensavo di essere scemo, ma c'è gente peggio di me, ragazzi. Esatto. Allora, Joser. Allora. Ma chi è? Ma lui ha le chiavi di casa tua, Joser? Oh, ma Joser c'ha le chiavi. Chi c'ha le chiavi di casa tua? Lui. Ah, Joser. Joser. Ma io già te l'avevo detto un'altra volta, ti ricordi che sei andato là? Mi ricordo, però io volevo confermare, perché io il biglietto l'ho fatto. Dal 22 al 30 io sono a Ibiza e devo trasmettere da là. Allora, io, se tu mi dai un indizio, un recapito telefonico di Joser, io quando arrivo là lo chiamo, ormai lo chiamo anche prima. Ci mettiamo d'accordo. Ci sono due letti in casa tua, sì, perché c'è anche Ugo. C'è due letti e due divani. Due letti e due divani. Sul divano. Oh, Ugo sul divano, va bene. Va, okay. Va bene. Oh. Grazie Giannini, grazie veramente di cuore. Allora, mandami il messaggio di Joserra che dopo lo chiamo, subito, capito? Subito, se vuoi te lo diretto, così lo chiama tutti. No, dammi privatamente, perché magari poi tutti vogliono andare a casa tua, capito? C'è un casino. Capito? Va bene, grazie fratello, grazie. Un abbraccio. E poi ricambierò, insomma, ti ospiterò a casa di Ugo nel monolocale, insomma. Sì, io voglio andare a casa di Ugo. Ok, vabbè. Aiuto. Ciao, a dopo. Ciao. Adesso non vediamo. Ti prego. No, vediamo adesso se mi manda veramente il numero di Joserra oppure mi ha coglionato. Secondo me mi ha coglionato alla grande. Le chiavi, Andrea. Ce le ha Johnny Depp. Andrea, cavolo. Io quando scendo all'aeroporto di Ibiza, scusate, avete visto Johnny Depp? Che sono insieme a lui.